Vangelo di Luca, leggiamo capitolo 23, alcuni versi. Voglio il Signore continuare a guidarci, a benedirci, ovviamente noi crediamo altrettanto che lo farà. Intanto chiedo massima attenzione, Dio parlerà, sta parlando, ma lo sto facendo già dall'inizio, ad ogni cuore, ad ognuno di noi. Alleluia. Capitolo 23, dal verso 44, parleremo proprio di ciò che è avvenuto al Calvario. Alleluia. Abbiamo cantato il cantico 331, un cantico a me molto caro, e anche chi si interessò di studiare i termini, le parole, mi era molto caro, era un amico abbastanza intimo, il fratello Roberto Bracco. E quando poi è stato leggermente modificato nella terminologia, lui diceva così, ma io ho voluto spiegarle, e ora entrambi si trovano alla presenza del Signore, promossi alla gloria. Io ho voluto entrambi, anche chi vuole modificare leggermente, noi non esaltiamo la croce, assolutamente no. Noi celebriamo, esaltiamo, onoriamo ciò che ha caduto sulla croce. Gloria in nome del Signore. Alleluia. Lì si è posato il corpo del tuo e del mio Salvatore Gesù Cristo. E noi vogliamo dire, Signore, grazie. Grazie per ciò che è avvenuto al Calvario. La parola di Dio, capitolo 23, dal verso 44. Dio la benedica ai nostri cuori. Era circa l'ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona, il sole si oscurò, la cortina del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò. Il centurione, visto ciò che era accaduto, glorificava Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. E tutta la folla che assisteva a questo spettacolo, visto le cose che erano accadute, se ne tornava battendosi il petto, ma tutti i suoi conoscenti, le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea, stavano a guardare queste cose da lontano, cioè da una debita distanza. Gloria al nome di Dio. Fin qui con la parola del Signore. Folla assisteva a questo spettacolo. Io voglio centrare la nostra considerazione su certi termini che hanno un'importanza rilevante. Il termine spettacolo non sempre può essere visto sotto l'aspetto negativo, dispregiativo, ma qui a me dà un certo fastidio, mi crea un certo disagio. Spettacolo può essere anche attrazione per qualcosa che si manifesta, qualcosa che si esterna, ma può essere anche qualcosa di estremamente negativo. E io vedo in questo termine qualcosa che non è veramente incoraggiante per quello che stavano commettendo, per quello che si stava compiendo sul Monte Calvario. Gloria al nome del Signore. E poi la folla, persone che non hanno una definizione, che non individualmente riescono a evidenziarsi. Quando noi notiamo questi termini, vediamo anche che c'è smarrimento, confusione. La folla assisteva a questo spettacolo, in realtà è triste, perché no, anche se grazie a Dio per ciò che stava accadendo. Ecco perché questi capi si trovano qui stamattina nel scendere nelle acque battesimali. Ciò che stava accadendo era qualcosa
di meraviglioso per la nostra redenzione e salvezza, ma in realtà era un crimine, un assassino che si stava attuando, commettendo. Il santo, i santi, il giusto, gloria al nome, il perfetto, gloria al nome del Signore, e lo dice il centurione. Consideriamo bene, amici, nel Signore, un uomo, un soldato romano, non ebreo, non israelita, riconosce per quel che sta accadendo un qualcosa di drammatico, di criminale, di criminoso. E quest'uomo dice: costui è giusto. No, lo vedo. Poi ci sono anche gli eventi, diciamo così, naturali, che vengono sconvolti e danno il loro effetto. È stato messo in atto un crimine e poi si ritorna a casa, rientrano alle loro dimore, alle loro occupazioni, battendosi il petto. Hai voglia, hai voglia. E questo vale anche per tutti quanti noi: se non lasciamo entrare Gesù nella nostra vita, nel nostro cuore, se di questo evento o di questo spettacolo nel senso positivo o di questa attrazione che Dio ci manifesta non ne facciamo buon uso o beneficio. Gloria a Dio, alleluia. Hai voglia a batterti il petto? Dio guarda il cuore, Dio guarda un cuore sincero, che si apra, che realmente lo fa entrare Gesù come personale salvatore di questo evento, ne dà un profondo significato. Alleluia. L'opera di Dio, ciò che accadde al Calvario, ciò che accadde sulla croce, è il sacrificio di Cristo. Non è spettacolo in senso negativo, assolutamente no. Anzi, io direi, tra le altre cose, che è Dio, che è Cristo stesso, crocifisso, che dell'avversario, come recita la parola di Dio, ne dà un pubblico spettacolo. Per la tua e la mia salvezza, gloria al nome del Signore, alleluia, benedetto è il nome di Dio. Non è l'opera di Dio, la grazia del Signore, ciò che è accaduto per questi cari nei nostri cuori, in tanti di noi, e spero in altri ancora in questa mattina, possa accadere, succedere. Non è folklore. Non so se mi spiego, sembra quasi, se leggiamo, rileggiamo, che si stia assistendo a qualcosa di folcloristico. No, no, l'opera di Dio non è teatralità o manifestazione teatrale, gloria al nome del Signore, non è folklore. Il suo prezioso, preziosissimo sangue è stato versato non per solidificarsi, comprendetemi, gloria al nome del Signore, è vero, per poi essere agitato e poi sciogliersi quando l'uomo lo vuole, i tempi lo vogliono, a nostro piacimento, gloria al nome del Signore. Non è così, alleluia. Dio non fa di questi giochetti, Dio non fa questi giochetti, non si scherza con il sacrificio di Cristo, con ciò che è accaduto a Calvario, con la croce, gloria al nome del Signore. Dio ha una profonda, infinita, immensa considerazione del sangue del suo figliuolo. Martin Lutero, quando fu messo in crisi dall'avversario che gli fece vedere una miriade di peccati, di trasgressioni, rispose: perché unto, guidato dallo Spirito Santo, assistito dallo Spirito Santo, disse: il sangue di Cristo versato mi purifica da ogni peccato. Signore, grazie.
altro che spettacolo. Gloria al nome del Signore, alleluia. La grazia di Dio, cari in Cristo amici, non si manifesta nemmeno portando a spalla e poi personaggi poco raccomandabili ci tengono ad essere protagonisti, a lavorare una volta tanto, è vero? Ad avere qualche stanga sulla spalla e a girare altissimi baldacchini. Questa non è la grazia, questo è spettacolo, questa è teatralità, non è la grazia di Dio, alleluia, gloria al nome del Signore. Come siamo miseri, alleluia, come misero l'uomo, e né tantomeno andare a piedi in qualche località, a piedi scalzi, a piedi nudi, non è questo, questo è spettacolo. No, no, non è grazia di Dio. Gente, persone che si lacerano, si feriscono. Questa è inciviltà, è paganesimo. La grazia di Dio, l'opera di Dio, ciò che è accaduto a Calvario e l'effetto di ciò che è accaduto a Calvario si vede stamattina. Amen. Gloria al nome del Signore. Non è poi dice i suoi conoscenti, le pie donne, le donne stavano a guardare queste cose da lontano. Abbiamo bisogno del sostegno della grazia del Signore, della potenza dello Spirito Santo. Gesù non ci vuole conoscenti, no, no, non ci vuole conoscenti indifferenti, occasionali o superficiali, assolutamente no, gloria al nome del Signore. Grazie a Dio il Signore all'età di 16 anni circa mi ha redento, mi ha salvato. Conoscevo di Gesù, ne avevo sentito parlare, come avevo sentito parlare della storia di Garibaldi e di altri. Ero un conoscente della religione, la religione che va per la maggiore, la stragrande maggioranza, mi astengo dal dire quasi tutti, no, no, la stragrande maggioranza, della quale diversi di noi facevamo parte, conoscono di Gesù, conoscono, forse vedono pure che è appeso a un legno e ancora trafitto, traforato, ma la realtà è che non hanno intimità, non hanno un dialogo, alleluia, con Lui, con Cristo, con ciò che è accaduto a Calvario. Venne in casa sua, dice l'Evangelo di Giovanni, e i suoi sono rimasti conoscenti, non lo hanno ricevuto, ma tutti coloro che lo hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Gloria al nome del Signore. Anche i suoi fratelli ironicamente dissero a Gesù, perché non credevano in Lui, dissero: sali pure tu alla festa delle capanne, sali, manifestati, e se dici di essere quel che sei, manifestati, fa le cose pubblicamente. Gesù in quel momento rifiutò di salire, poi si manifestò e ricordate, disse: chi ha sete venga a me e beva, gloria al nome del Signore. Gesù ci vuole intimi, come questi cani, come tanti di noi, le mie pecore mi conoscono veramente. Perché? Perché io le chiamo per nome, gloria al nome del Signore. Diversi non hanno questo dialogo con Dio, con Gesù. Di questi, per capirci, Dio non conosce il nome. Alleluia. Mosè, io ti conosco personalmente. Oh, parlava faccia a faccia con Dio. Mosè, rivendica questa realtà, questa amicizia.
se tu dici che mi conosci per nome, mi conosci personalmente, fammi vedere la tua gloria. Questi cari vedono la gloria di Dio, perché Dio ci conosce per nome, Gesù ci conosce, non siamo conoscenti occasionali. Gloria al nome del Signore. Nicodemo, che era un uomo molto importante per l'aspetto religioso particolarmente, ma anche per il ruolo che occupava nella situazione in Gerusalemme, dovette andare da Gesù. Ahimè, purtroppo per lui, ma almeno un passo lo fa, va di notte, dice la parola di Dio nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 3, ed era conoscente, ne aveva sentito parlare. Però a questa intelligenza, la saggezza, vuole approfondire la sua conoscenza. E andò da Gesù e gli disse: Signore, noi sappiamo, io so, che quello che fai tu non si può fare se Dio non è con lui. E allora da quel momento incominciò con Gesù un rapporto diverso. Lo ritroviamo poi alla crocifissione, alla morte di Gesù, quando insieme a Giuseppe d'Arimatea gli chiedono il corpo per poi seppellirlo, per metterlo nella grotta. Gloria a Dio. Gesù dice: dimorate in me, come il tralcio deve essere fermo, innestato nella vite. Alleluia. Non ci vuole il Signore stamattina, non ti vuole conoscente. E finito il culto, finita questa riunione straordinaria, rientri a casa e poi chi si è visto e ricominci di nuovo il solito tran tran. Dio vuole parlare, dialogare con te. Adamo, dove sei? Se ricordate, Dio era dispiaciuto perché in un certo momento Adamo non si riusciva più a contattare il peccato. Ho avuto paura. È vero, il peccato crea questa distanza, il peccato crea inimicizia con Dio, ma il sangue di Cristo ci libera. E se il Figlio vi libera, voi siete veramente liberi, dice Gesù. Gloria al nome del Signore. E poi la parola di Dio dice: queste cose venivano viste, osservate dai suoi conoscenti e dagli altri ancora da lontano. Alleluia. Da lontano le cose, e noi lo sappiamo, da lontano le cose non si vedono mai bene. Figuriamoci poi i dettagli. E io vi incoraggio, vi invito senza eccessiva fantasia a pensare a ciò che stava accadendo sul Calvario, su quella croce. Gloria al nome del Signore. Io credo che chi si trovava da lontano non riuscì a vedere, non poteva vedere che il costato del tuo e del mio Signore Gesù Cristo veniva traporato. Gloria al nome del Signore. Che puoi vedere da lontano? Da lontano non lo puoi vedere. Gloria al nome del Signore. Non puoi vedere gli occhi conficcati nelle mani e nei piedi. Da lontano, quando c'è una certa distanza, e voi mi comprendete, mi capite, non puoi vedere nemmeno il setto di spine, la corona di spine sul suo capo, né tantomeno il sangue non solidificato, limpido, che scorreva. Gloria al nome di Gesù, il nostro Salvatore. Alleluia. Proprio perché, se voi leggete il capitolo precedente, la pagina precedente, voi vedrete che Pietro seguiva Gesù da lontano per paura, e proprio perché c'era una certa distanza, lo seguiva da lontano, dice alla donna e poi alle altre domande per tre volte: io non lo conosco. Era pure lui, fino a quel momento, semplice conoscente. Poi le cose cambieranno, approfondirà il suo rapporto con Cristo e sarà disposto ad andare dove Gesù lo manderà. Signore, aiutaci. Non vogliamo trovarci a una certa distanza. Alleluia.
Absalom, se alcuni di voi, spero tutti, ricordano questo episodio, per peccato fu esiliato, poi rientrò da Lodebar a Gerusalemme. Quando rientrò a Gerusalemme, 2 anni ancora a Gerusalemme, il figlio di Davide, ma in quel momento era trattato perché lo meritava come conoscente, e da 2 anni non riusciva a contattare il re, suo padre. Disse a Gioab: fammi vedere, fa che io posso vedere la faccia del re. Perché a cosa vale essere rientrato dall'esilio e poi non riuscire a vedere, a contattare il re? Io parlo a diversi fratelli, sorelle, anche ad amici che occasionalmente vengono, presenziano a tanti punti, vari punti, ma la vedi la faccia del re o no? O ti trovi a Gerusalemme e il re non lo contatti. Dai, riprendi l'impegno per l'opera di Dio e a beneficio della comunità. Alleluia. Noi vogliamo esaltare Cristo, ciò che Cristo ha compiuto per noi al Calvario. Gloria al nome del Signore. L'eccessiva distanza impedisce il dialogo. Mosè si accostò nell'Esodo al capitolo 3, quando vide che il pruno ardeva, non si consumava, disse: voglio andare a vedere questa stranezza. E mentre si accostava, più si accostava, più Dio lo investiva della sua grazia. Dio ricominciò a parlargli, poi gli disse: togliti di alzare, perché il luogo sul quale tu stai è santo. Prendete, cari amici del Signore, Dio è in mezzo a noi, sta. Il pavimento, non lo so se è bello e brutto, le mura, ma qui c'è la santità di Dio. Gloria al nome del Signore, alleluia, benedetto il nome di Dio. A che distanza ti trovi stamattina di forse questa domanda? Questi cari hanno ridotto proprio al minimo la distanza tra loro e il Calvario, tra loro e Gesù. Ma io domando a te: a che distanza ti trovi? Quale posizione occupi? Gloria al nome del Signore. O dove ti trovi con la mente, con il cuore, con il tuo modo di vivere, di fare, di agire? Sei a una distanza rilevante dalla crocifissione? Vieni al Signore stamattina, accostati alla croce e mira, guarda, ti dettagli. Gesù è morto per te, per me. Le sue sofferenze le ha vissute per la nostra salvezza. Abbiamo ascoltato non soltanto i nostri peccati, perché no? Io stamattina credo fermamente che se noi esercitiamo la fede, Gesù guarisce. Poi l'effetto, voglio concludere, l'effetto o la conseguenza dell'essere presso la croce. Pietro dice: io non lo conosco perché lo segue da lontano. Il centurione invece, che non era israelita, perché stava vicino, assisteva, disse: costui è il figlio di Dio, è giusto, gloria al nome del Signore. Presso Gesù, l'effetto dell'essere al Calvario, presso la croce, è la salvezza degli altri. Lo scopo principale, l'obiettivo primario, basilare, Dio è la tua e la mia salvezza, è la nostra redenzione. Dove spenderemo l'eternità? Resterà per noi uno spettacolo e saremo dei conoscenti, o saremo amici di Cristo in mondo? Vi ricordate dell'eunuco di Candace, raggiunto da Filippo? Era un conoscente, rientrava, ritornava di nuovo al suo stato,
col carro, col seguito, e leggeva il libro del profeta Isaia, il capitolo 53. Lo Spirito Santo, il Signore gli invia Filippo, si accosta al carro e Filippo gli dice: che leggi? Il libro del profeta. Capisci ciò che stai leggendo? No, se non c'è chi me lo spiega, è tutto conoscenza. Gloria al nome del Signore. E da quel momento la parola di Dio ci dice che Filippo gli spiegò che Gesù era il Salvatore, colui che Israele, il mondo intero, attendeva. E come si conclude? Perché già era un uomo timorato, diversi sbagliando, dice: ma come ha fatto lui, potrei fare pure io, cioè entrare in chiesa una serata, il giorno successivo pretendere il battesimo. Andiamo giù. Era un uomo che si recava a Gerusalemme perché onorava Dio, non aveva piena conoscenza della grazia di Dio, del piano di salvezza di Dio. Quando lo ebbe, lo capì, lo realizzò, allora gli mancava l'ultimo tocco. Allora disse: ora cosa impedisce che io sia battezzato? Se tu lo credi è possibile. Gloria al nome del Signore. E l'effetto di quell'incontro, l'effetto di portarsi al Calvario, di mirare, contemplare da vicino il sacrificio di Cristo, dire con gioia, come nei cuori di questi anni, come in tanti di noi. E come dice la parola di Dio? Ritornò al suo cammino tutto allegro. Vuoi allegrezza nel cuore? Vuoi la pace che resta, che impera, che regna anche nei momenti più avversi, perché fa parte della grazia che Dio ci fa. Alleluia. E la speranza, la speranza, non quella della società del mondo, che oggi ci viene pronunciata, promessa, e domani nemmeno, forse troppo domani, è inapplicabile, è inesistente. L'uomo che non viene meno, Dio non viene meno. Continuiamo a cercare la faccia del Signore. Cari in Cristo che scendete nelle acque e battesimo, voi state manifestando a tutti quanti noi che Gesù è il vostro Signore, è il vostro Salvatore, è il vostro intimo amico, non conoscete, amici di Gesù.